Vittorino Facciola, cosa dicono i dati delle elezioni politiche nazionali e municipali? I dati dicono che il Partito Democratico esce sconfitto, almeno sino ad ora. Siamo assolutamente al di sotto delle aspettative. Il Partito Democratico in Molise cresce di un punto e mezzo dai dati che abbiamo in questo momento. La coalizione cresce di pochissimo rispetto alle politiche del 2018. Quel poco che non basta minimamente a rendere competitivo il Partito Democratico su collegi che sono di fatto uninominali, che bisogna prendere un voto più dell'avversario per poter vincere. Quindi la scelta di dissociarsi dall'alleanza del Movimento 5 Stelle è stata nefasta? Nefasta, e devo dire ci ha privato anche di temi che insieme al Movimento 5 Stelle nel corso di questi anni avevamo provato a costruire anche a livello regionale. I sistemi elettorali sono quanto di più democratico ci sia, perché sono in qualche modo la stella polare delle condotte dei partiti, devono condizionare i partiti perché sono le regole e sulle regole tu costruisci anche le alleanze. Questo non è accaduto e ne paghiamo chiaramente le conseguenze. Che tipo di riflessione dovrà fare il Partito Democratico sia a livello di Nazareno sia per quanto riguarda invece il Molise? Guarda, io credo che siano riflessioni analoghe, interrogarsi sulla qualità della capacità di poter essere aggreganti, di poter federare gli altri partiti, di poter mettere a disposizione dei cittadini temi che siano netti, radicali nelle scelte e nelle valutazioni anche. Io credo che a livello regionale, visto che abbiamo le regionali tra qualche mese, ci aspetterà un lavoro di ricucitura dei rapporti con gli altri partiti del centro-sinistra, a partire dal rapporto da riannodare con il Movimento 5 Stelle e anche con i partiti centristi, perché eravamo molto avanti nel percorso di costruzione di un modello che in regione io ritengo possa funzionare. Quanto c'è di rammarico guardando anche l'arretramento della Lega e quindi un centrodestra che vince, sì, però non con quel 48-49% che i sondaggisti li accreditavano, ma quasi 9 punti sotto? Molto, perché in un'ipotesi di accordo tra il PD e il Movimento 5 Stelle al Sud avremmo di certo convinto anche gli indecisi, che poi magari hanno valutato o di non andare a votare o peggio di votare chi immaginavano vincesse, quell'effetto di traino, di salire sul carro del vincitore che accade spesso e volentieri durante le diverse tornate elettorali. Io credo che la storia avrebbe avuto un corso diverso con un accordo con il Movimento 5 Stelle. Giocando come si faceva una volta con la schedina, Meloni Conte vincenti, Letta Salvini perdenti, Calenda Berlusconi hanno pareggiato? Ma in questo momento, a quest'ora, non è così chiara, non è così chiaro il dato politico, perché siamo in una fase in cui arrivano pochissimi dati e sono incredibilmente parziali. Certo la Meloni ha vinto.